in direzione difensiva del Tritolo, che è già ripartito. Attenzione Giraldi, Ruschiti ancora, tenta il colpo di tacco, no look per Ruschiti, non si concretizza il vantaggio, un minuto di recupero, dice il direttore di gara. Calcio di punizione per il Tritolo, che adesso è sotto e deve provare a fare qualcosa per arrivare alla parità, magari già prima della chiusura del primo tempo, vediamo. Due in barriera, Metullio e Cermeli. Accorcia anche Fantina, anche il beat in 6 si difende. Giraldi, sinistro, ancora di esterno! Ed è un gol! Davvero da standing ovation! Si è allenato nella semifinale, amici sportivi. E qui più che giustificato l'entusiasmo esploso nel pubblico dalla parte del Tritolo, ma qualsiasi amante del bel calcio qui dovrebbe togliersi il cappello ed applaudire, una giocata davvero d'alta scuola. Che bolide, amici sportivi, a togliere la ragnatela dall'incrocio dei pali. Ed è proprio con la magia di Nicolò Giraldi che si chiude il primo tempo. A decidere il punteggio sono i due giocatori più rappresentativi, da una parte Cristian Fantina, dall'altra Nicolò Giraldi.